Aghe Barbie Show vi è offerto da Sinergas. Righi, il piacere del bere frizzante. Ambientazione Bonaccini Arredamenti, Scavolini Store, Modena. Quanto è bella questa trasmissione su BRC. Accendi il televisore, sta arrivando il nostro presentatore. Hey bella gente! Aghe Barbie Show. Molto bene, eccoci qua, buon weekend, super weekend questo qua, oggi è venerdì e siamo, come dicevano nel Walking Race, Balzelloni, in direzione verso la Pasqua. Allora si dice Natale con chi vuoi, Pasqua con chi vuoi, ma fatti affari tuoi, nel senso che uno va un po' dove gli pare. Allora vi saluto tutti, grazie perché siete sempre in tanti davanti al televisore, questo è un appuntamento che abbiamo capito dagli ascolti che vi piace parecchio. Allora che cosa abbiamo deciso di fare oggi che è venerdì? Allora voi sapete che c'è tutto un sistema tale per cui oggi è venerdì, quindi c'è anche Barbie Show, domani e domenica ovviamente le soluzioni di Mo Pensa a Te, domenica avremo una puntata insomma particolarmente importante di Cuciniamo visto che è Pasqua. Però noi che cosa abbiamo voluto fare? Spesso e volentieri, insomma, voi ci seguite, no? Cuciniamo e noi cerchiamo sempre di darvi delle idee per quanto riguarda, insomma, i prodotti tipici dell'Emilia Romagna, ma anche quelle che sono delle soluzioni che generalmente in cucina voi non adottereste. Però attenzione, perché c'è anche la possibilità di fare veloce e stupire i vostri commensali. Allora, avete già pensato cosa fate a Pasqua, il pranzo? Oppure andate al ristorante? Io non l'avevo mai pensato. Certo, perché tu sei da solo a casa e ti fai un ovetto sodo. Oppure se ti passa a telefonare tuo amico Francese lo fai alla coc. Allora, come vedete nel vostro bellissimo schermo piatto, nella bandella nera, c'è scritto idee sfiziose per Pasqua. E quando si dice la parola sfizioso, tipico ormai gergale italiano, si parla ovviamente di cucina. Una cucina particolare, perché stiamo parlando di visual food, cioè Ocio mangia, però guarda anche e fai delle cose che stupiscono chiaramente tutti gli invitati. Chi può parlarci di questo se non la regina del visual food? Mi è tornata a trovare con mio sommo piacere la mia amica Rita Locisano. Ciao Rita! Grazie, cioè che presentazione, veramente io sono imbarazzata. No, ci mancherebbe, no, anche perché insomma tutte le volte che passi al mio programma c'è sempre un grande entusiasmo, un grande interesse. Allora ti ho invitato qua oggi perché dopo domani è Pasqua e magari molti non hanno ancora le idee chiare. E noi gliele diamo, un allora, po' di idee, cioè, semplici. Che tipo di Pasqua sarà in cucina questa qui? Molto creativa. Molto colorata, faremo oggi, ti faccio vedere un po' di contorni cotto e crudo, ad esempio. Iniziamo con un contorno cotto con una pecorella o l'agnellino pasquale per i vegetariani. L'agnellino pasquale per i vegetariani. Sì, proprio un contorno tutto di verdure. Bene. E poi invece nella seconda parte vedremo un contorno invece crudo, un'insalatina pasquale, ma tutta colorata, con tutti i soggetti tipici della Pasqua, il coniglietto, la farfallina, i funghetti. Hai fatto anche mio zio in Emmental? No, perché mio zio salta sempre fuori solo a Pasqua e quindi è un personaggio tipico della Pasqua. No, lo saluto. No, E poi anche a terza parte, gran finale. Terza parte una colomba pasquale, però la facciamo nella scamorza. Colomba di scamorza? Sì, wow. Sì. Hai capito, affumicata? No, bianca, perché la bianca, colomba è bianca. Giustamente, la pace. Sì. Bene, allora dunque partiamo, dai raccontami, quindi adesso state a te, prendete appunti, perché è qui che si gioca la partita di come fare il salto di qualità nel pranzo di Pasqua. Allora, dai. Bene, facci vedere. Allora, io ho portato già tutto pronto da casa, le verdure cotte. Allora, pentola a pressione. Pentola a pressione, perché io sono molto pratica, molto, mi piace fare le cose velocemente. Qui dentro ho messo il cavolfiore. Ed è ancora bollente. Bollente, ci vogliono le mani in Kevlar, da quello che ho capito, quindi... Non ho preso state attento, diciamo sempre che cuciniamo. Quando toccate le cose che scottano, occhio, perché rischiate di non vedere Grissom a casa vostra di CSI che non può più prendervi le impronte digitali per riconoscervi. Ok, allora vuoi una mano, perché effettivamente no, perché vi spiego una cosa un po', sembra complessa, però in realtà è per tenere la vera forma, vero Rita? Sì, esatto, io il cavolfiore l'ho messo qui intero e tra l'altro ho fatto appena fare solo un fischio alla
alla pentola, alla pentola, sì, esatto, perché poi la pentola a pressione, insomma, si sa, è più lungo il fischio e più, insomma, vuol dire che dentro fuori, la pietanza è bella pronta, sì. Allora, oh, attenzione, vediamo uscire, lei poi fa apposta, lo fa per fare aspettativa quando fa i corsi, ma poi così. Allora, inquadriamo bene il buon Raymond, che è amante dei fast food, ma in questo caso gli do il cartellino giallo o yellow card, visto che viene dall'Ohio. Allora, tu hai fatto un po' andare le verdure nella pentola a pressione, vero? Sì, qui ho messo 4 pezzi di zucchina, che saranno le zampette della pecorella o dell'agnellino. Adesso riesco a tirare fuori. Salta fuori il corpo dell'agnellino. Salta adesso fuori il corpo, che siamo tutti curiosi, adesso vogliamo proprio capire. No, perché attenzione, sta per uscire, c'è un colpo di scena clamoroso. Wow! Bene, questo è proprio per vegetariani, Sì. Poggio qui in modo da avere la visuale. Perfetto. Insomma, un po' più. Allora, guardate bene, perché vedete, vi abbiamo messo una telecamera soggettiva apposta dall'alto per vedere il cavolfiore, che è bello compatto. Sì, è anche un po' troppo cotto rispetto a come dovrebbe essere, perché l'ho lasciato nella pentola a pressione pensando che continuasse la cottura, ma non così tanto. Non così, invece, ma fanno così i cavolfiori. Infatti dicono test di cavolfiore alla gente, proprio perché non rispettano, ovviamente. Adesso guarda, lo spennello con del succo di limone, perché il cavolfiore, quando cuoce, quando lo tiriamo via dalla cottura, tende a ingiallire. Quindi per tenerlo bello bianco, come fosse un agnellino. Senti, dove lo collochi questo? Cos'è? Un entrée, un antipasto? Questo primo, è un contorno, secondo? Un contorno cotto. Un contorno cotto, e ecco qui, spennellato con il succo di limone. Ho messo nella pentola a pressione già anche quello che sarà il musetto della pecorella. Okay, che lo generi con... Una patata. Questa è una patata pelata, l'avevo messa a cuocere assieme. Allora, intanto ti guardiamo lavorare. Facciamo un attimo, no? Di. Allora, la patata diventa il muso, il busto è il cavolfiore, il corpo, la parte va, perché poi in realtà sembra proprio l'agnellino, effettivamente questo è. Ecco, qui e tagli... invece le zampette di zucchine, hai capito? Sì. Qui taglio una parte perché sarebbe troppo esatto, grande. Col muso lungo, sarebbe troppo. Sarebbe un tapiro dopo, esatto, non va lo bene. Metto, e poi lo inserisco qui, vedi, ho tirato via con il coltellino, ho creato un arco. Gli hai creato l'arco. E qui dentro metto la testa. Senti, tu quando fai i corsi che insegni alle tue ragazze, ma anche io so che ci sono anche parecchi maschietti, no? Che vengono a trovarti così. Faccio dei corsi anche per professionisti. E quindi il colpo di scena è proprio quello, cioè stupire con la semplicità, però insomma la decorazione. Cose veloci, cose semplici. Adesso metto gli occhi e le narici. Ok, allora vediamo. Gli occhi come gli occhi sono dei grani di pepe. Grani di pepe nero. E questi qui invece per le narici sono dei semi di nigella. Allora, nigella, ecco, spiega bene, perché sennò qua entriamo su difficile. È chiamato anche cumino nero. E si trova, cumino nero? Sì, nei negozi di prodotti orientali. Esatto, lo trovate come sapore, lo trovate quando andate al ristorante indiano. Sì. C'è nigella che, insomma, avanza nella maniera più assoluta, che poi in realtà è appunto il cumino nero. Allora, vedo che hai bisogno di un tuo collaboratore che ti porta cosa? Sì, mi servirebbe una carota, perché mi sono dimenticata di prendere la carota per le orecchie. Ah, no, ci mancherebbe. Come facciamo senza carota? Allora, guardate, per le narici metto questi due puntini qui di nigella. Sì. Che hanno una forma... Wow, guarda che bello, ma complimenti! Che già comincia ad avere. Guarda, beh, fantastico, veramente incredibile. Allora, perfetto, vediamo ovviamente questo muso che sembra, insomma, quasi che parli. In realtà, eccola qua, la carota che è arrivata. La carota è arrivata. Cosa serve invece la carota? Serve per fare le orecchie. Ah! Allora, intanto comincio a metterla nel... No, aspetta, faccio così, la preparo qui la carota. Ok, perfetto. Perché devo fare dei taglietti trasversali per la carota, obliqui, rispetto al verso della carota. Senti, ma questo tipo di visual food, no? In questo caso, io ho visto che, cioè, tu arrivasti in un periodo dove effettivamente, cioè, c'era questa versione del 3D di dare le forme a qualcosa che fosse anche buono, però poi in realtà ho visto col tempo che anche, insomma, grazie alle tue apparizioni un po' dappertutto, è diventata, non dico una moda, però è diventato sicuramente più in auge, e anche gli chef che mai più sarei immaginato di vederli poi decorare. No, ragazzi, ma fate un applauso, questo è meraviglioso. Grazie.
Allora, adesso siccome è un contorno, sì, noi lo versiamo, lo mettiamo nel piatto. Che sotto cos'è quello lì, Rita? Una salsa verde, di quelle che si usano per... Classica da bollito? Sì, sì. Roba emilianissima, sì, fantastico. Lo mettiamo qui. Perché c'è una tendenza, vedi Rita, dice, che questo mi è sempre piaciuto nella tua filosofia, cioè il fatto di non stravolgere i sapori, ma di utilizzare poi in realtà non solo i sapori, ma anche le forme, sì, per dargli un'alternativa al meglio. Allora, questo è il condimento delle, sì, verdure, che sono quelle che abbiamo visto adesso, sono il cavolfiore, le zucchine, la patata. E adesso pianino, bisogna andare pianino, qui lo ricomporremo magari nel piatto. Per tenere ferma la testa, bisognerebbe mettere due stecchini che vanno al centro del cavolfiore. Esatto. Dovrei dirlo anche a mio figlio, che ancora non si regge in piedi, per tenere ferma la testa, adesso proverò con gli stecchini anche per lui. E adesso poi, ecco. Ragazzi, super applauso, ma è bellissimo, guarda che immagine, guarda che bello. Devo mettere gli stecchini. Esatto, no, adesso rende l'idea. Gli stecchini. Allora, guarda, facciamo una cosa, lo teniamo un attimo a capochino, sì, poi durante la pubblicità lo fermiamo, sì, con gli stecchini, ok? Sì. Però devo dire, veramente, ecco, questo è un buon modo, vero, per far mangiare i bambini il cavolo. Perché i bambini, col cavolo che mangiano il cavolo, vero? Allora, bene, adesso gli diamo giusto l'ultima giustata, poi vi spieghiamo come si fa, poi entriamo in una seconda parte, parleremo di un'insalata particolare. Visto tre cose, una patata, una zucchina, una carota e un cavolfiore, e potrete far mangiare intanto la verdura ai vostri bambini il giorno di Pasqua, ma anche in una maniera educativa, proprio insomma facendo vedere anche un agnellino. Adesso la nostra Rita ve lo prepara durante la pubblicità e poi ritorniamo qui. State attenti, riprendete appunti, perché fra poco avremo un contorno di quelli micidiali, sempre ovviamente per dopodomani, il vostro, il nostro giorno di Pasqua. Un po' di pubblicità e poi torniamo qua.
Ecco, bravo! Perfetto, bentrovati, seconda parte di Aghe Barbie Show. Vi presento un nuovo amico che potrebbe entrare nelle vostre case, eccolo Livio. Qua. Ma che Livio? No, però hai ragione, l'agnellino Pasquale oggi, bravo, lo chiamiamo Livio. Guarda che bello, un bel applauso, yeah! Gli abbiamo messo gli stecchini, così sta su. Allora, vi posso garantire, a prova di bambino pestifero e malefico, lui una roba così la mangia. Non ho mai mangiato il cavolo, ma vedrete che in questo modo che ci ha insegnato la nostra ospite sicuramente lo mangia Pasqua. Ecco perché vi ripresento l'ospite di oggi che ci insegna ovviamente le sfiziosità di Pasqua, Rita Locisano. Yeah, yeah. Ok. Allora, vedo già una valanga del Rob, no? Yeah. Sul tuo desk. Cosa ci prepari adesso? Come ti avevo promesso, un contorno invece crudo, un'insalata tutta colorata con i soggetti pasquali e faremo delle farfalline, funghetti, un nido di carote. Mamma, allora state attenti, insalata pasquale, tra l'altro saluto anche un mio amico che fa il pizzaiolo, si chiama così e quindi probabilmente potrebbe essere un piatto a lui dedicato. Okay. Allora, come partiamo? Partiamo dalla base, quindi taglio un po' di foglioline di insalata, già lavate, già pronte, le faccio... Esatto, ricavo guardate un po', sì, l'insalata specifica oppure va bene tutta? Io prendo sempre la gentile perché è molto movimentata e molto... Esatto, insalata gentile, sì. Mi raccomando. Mi piace la esatto. Forma, ecco. Guarda, faccio un bel letto. Letto di insalata gentile, sì, vedi? L'insalata gentile bene. È colei che non vi manda mai a quel paese. Tutte le volte, anche se la rompete, la tagliate, è gentile. E lei è gentile, accondiscendente. Poi che c'è? Poi cominciamo col fare qualche funghetto di rapanello. Ah, bene, mi piacciono allora, i rapanelli. Prendo dei rapanelli. Buoni, buoni. Preferibilmente la forma deve essere di quelle allungate. Okay. Perché viene un po' più alto il funghetto. Prendete nota, che quando andate al fruttivendolo poi vi deve dare una roba lì. Perché poi dite, ma a me non viene a casa, ho capito. Dovete prendere quello che ovviamente i nostri professionisti ci insegnano.
poi con uno spelucchino, un coltellino, tiriamo via la parte della radice. Sì. E anche qui dove c'è l'attaccatura delle foglie, tiriamo via una foglia per farlo stare in piedi. Ok. E faccio un'incisione per ricavare il cappello del fungo. E l'incisione deve essere appena accennata, non devo arrivare al centro del rapanello. Infatti stiamo guardando bene, dalle immagini si vede molto bene. Ok, faccio l'incisione e ruoto il rapanello per portare l'incisione su tutta la... circonferenza. La circonferenza, esatto, del rapanello. Poi o con un levatorsoli, oppure con lo stesso coltellino. Sempre col coltellino, facendo un taglio però circolare, oppure siccome molti non riescono a tenere il coltello in questo modo, l'alternativa è quella invece di fare dei taglietti verticali. In questo modo ricaviamo la base, la parte del... Che tra l'altro, se non vado errato, quel fungo lì ha una doppia veste che io ho già visto. La prima sono i funghi dei puffi di Gargamella che si nascondono dietro, ma soprattutto fallo vedere bene. Guardatelo bene quel fungo lì, lo riconoscete? Guardalo bene, è quello del Monopoli, è il segnalino del Monopoli. Io non l'avevo mai pensato. Perché giochi ancora indovina chi, invece Monopoli niente male. Bene. Poi con un attrezzino da intaglio, oppure con una cannuccia, oppure semplicemente andando ad occhio, faccio la cannuccia perché? Perché essendo tonda lascia dei segni, delle incisioni proprio tonde sul rapanello. Ecco, imparate bene. Tiro via dei tondini di buccia per fare i puntini bianchi. Ma che bello, bella idea questa, mi piace molto. È il fungo velenoso che... Esatto, sembra più una malita falloide, però comunque in realtà invece questo è commestibile perché in realtà è un rapanello, però bellissimo, veramente bello. Senti, ma la forza del Visual Food è intanto, presentare a casa qualcosa di buono, però in questo caso ovviamente è particolarmente giusto anche dal punto di vista proprio dell'ottica e dell'immagine. Sì. Però mi dà l'idea, quello che stai facendo adesso, è di far mangiare delle cose ai bambini che solitamente fanno fatica a mangiare, vero? Non è solo per i bambini, però sicuramente i bambini quando vedono il cibo trasformato in questo modo sono più attratti. E infatti è vero. Anche un esempio... Una carota, vedo che arriva qui Balzelloni pure lei. Cosa succede adesso con la carota? Cosa facciamo? Innanzitutto mi serve il pelapatate. Il pelapatate, anche qui l'ho dimenticato, però parto dal cetriolo per fare invece la farfallina, così intanto recuperiamo il pelapatate. Allora, tiro via una fetta, preciso che la farfalla la possiamo fare nel cetriolo, nelle rape, nel daikon, che non tutti conoscono, ma è questo grande rapone bianco che si trova in certe stagioni anche al supermercato e che ha il sapore del rapanello, fa parte della stessa famiglia. Sì, per iniziare consiglio di provare con il cetriolo perché è più elastico come tipo di ortaggio. Allora faccio un taglio che arriva appena sotto la parte centrale, oltre la metà del diametro del cetriolo, mentre il secondo taglio faccio in modo che arrivi fino alla fine e quindi mi ritrovo in mano questa fetta che guardandola infatti, già in questo modo, queste capite che saranno le ali della farfalla. Perfetto. Ora facciamo invece le antenne e le antenne si fanno in questo modo, tenendo aperta la fetta in questo modo, così vedo dove finisce il taglio. Comincio a fare il taglio qui dove è ancora aperta la fetta e arrivo fin qua sotto dove invece la fetta è tutta unita. In questo modo le antenne stanno chiuse. Qui sotto a questo taglio qui ne faccio un altro che è esattamente opposto, ovvero... Ecco, seguite bene i movimenti, perché altrimenti non vi salta fuori una farfalla, vi salta fuori infatti, sta attento, se no ti salta fuori un leone, che non è il caso. Parto appunto sotto al primo taglio, lasciando qualche millimetro, e faccio un taglio curvo, seguendo la circonferenza, però più basso. Che arriva esattamente alla parte opposta. Bene. Quando vuoi il pelapatate o il taglierino ce l'ho, stato bravissimo con la farfalla. A recapitarmelo. A questo punto apro le ali della farfalla e tiro, sposto delicatamente in dentro questa parte che ho ritagliato qui, perché in questo modo le ali stanno aperte e Grandissimo!
Ma bellissima questa cosa. È un piccolo cosa. Trucchetto. Qual è? Beh, ma veramente, avete visto? Non c'è l'aggiunta di nulla. Guarda che taglio la fettina alla base perché in questo modo riesco poi a appoggiarla. Esatto. Okay. Il limone è un esaltatore di sapore. Grazie, wow. Adesso che lo so possiamo continuare, complimenti. Poi cosa succede? No, adesso? Te la rifaccio anche, ti faccio vedere com'è bella anche con il rapanello. Ah, perché c'è la versione ovviamente, adesso sì. Ho capito perché mi dicevi l'elasticità del vegetale, sì. Perché poi effettivamente in questo caso, però guardate bene, adesso... Fallo proprio come se lo dovessi fare tu, così capiamo sì. Bene al volo, perché quando i movimenti sono anche belli ecco. Decisi. Perché quando si fa, quando si è imparato un po' la tecnica, alla sì, fine sono due tagli, poi si fa in un attimo. Esatto. Ed è bellissima anche con il rapanello, perché c'è questo bordo rosso, colorato, certo. E che bello. Dà proprio l'idea di primavera. Meraviglia, grande applauso, fino adesso 10 totale, bravi. Ecco, guarda, te la do molto volentieri, preciso, visto? Noi okay. Tutto abbiamo, perché io ho tutto qui nello studio, basta che cosa vuoi, pelle patate, pronti, poi cosa vuoi ancora? Mi la cipalina. No, quella manca, guarda, veramente non ce l'abbiamo per una serie di motivi. Allora, bene, allora vediamo un po', questa invece cosa generiamo con questa carota? Con questa carota adesso possiamo fare il... Ah, ce l'avevo qui alla fine... Mi ecco. Serve invece quell'altro rigato, il temperino ce l'ho qui. Perfetto. Facciamo dei fiori con la carota sempre. Oggi sono un disastro, mi serve quella verdura rigata. Adesso te lo faccio arrivare anche questo qua, capisco oggi che proprio... no, perché sembra facile. Poi in realtà dopo ci prendete la grazie. Mano, però siamo in studio televisivo, non siamo nella cucina. Guarda, la mano grazie amica, mille. Che insomma telefonate al numero, eccolo qua. Io non so cosa sia, te lo do in mano perché è una roba sì, che non vorrei avere in mano. Ti spiego cos'è, ecco, la differenza tra questo e questo. Questo allora, è un pelapatate. Tieni ferme, esatto, sì. Inquadriamo bene. È un bene. Pelapatate normale, serve sì? A sbucciare le verdure. Okay. Questo qui invece è una lama ondulata e serve a creare dei solchi nelle verdure. Oh. Anche un po' difficile da trovare, devo dire, perché... Dove si trova? Nei negozi casalinghi si può trovare, sì. Oppure sullo shop online. Ah, del, ok, perfetto, del esatto. Sito, vedi che... Design. Cioè, stai trasformando una carota in una pannocchia arancione, veramente qualcosa di impressionante. E adesso con questo attrezzino qui, magico... Cos'è? Ferma, prima di fallo vedere, cos'è questo? Anche questo è un temperino, un temperone. È un temperone? Cioè, un pensate temperone come gigante. Dovrebbe essere grande la matita, perché... Questo è pensato per le verdure, infatti è materiale per alimenti, è dato il contatto ma per alimenti figata, e serve a fare fiori con zucchine, cetrioli, carote, daikon. Brava che ci insegna anche quali suppelletti li fare. Ciao, ma è uguale a matita. Wow. Ma sì, è uguale. Sì, si usa proprio come le temperamatite, si tempera, viene fuori questa spirale che ci voglio mettere la testa di Carlo Brandoli lì dentro. Che è il nostro fonico, vedete se esce la stessa bolla cosa. No, lo faccio davvero invece. Beh, meraviglioso, guarda che bello, ma è un effetto strepitoso. Allora, viene questo effetto qui, ondula, sì. Sfrangiato, esatto. Perché prima ho passato il pelaverdura ondulato, altrimenti verrebbe lo stesso un fiore, una spirale, sì, però ma sarebbe non così, vero? Un po' più piatta. Questa parte qui è tutta tornita che viene fuori da sola, sì. La uso come pistillo, e quindi la metto al centro e ho anche dei fiorellini. Veramente bellissimo. Tu sei veramente brava, perché, scusa, tu intanto lavora e non faccio ti voglio disturbare, rispondimi solo. Faccio un taglio alla base per sì? Quando sono un po' più grandi i fiori. Perché così stai in piedi, no? Sì. Per hai capito. Senti, ma tu cosa fai? Fai uno studio prima? Nel senso che tu stai via la notte con le verdure, le distruggi, le sminuzzi e poi alla fine vedi che ci sono questi risultati? Spesso le migliori idee, è vero, vengono di notte perché c'è la calma, la tranquillità, nessuno ti parla e me le segno, poi le provo. Quindi io potrei arrivare, tu sei in cucina alle 3 di notte con il temperone a far su le carote. No. È vero. Poi ancora cosa possiamo fare? Allora, poi ancora abbiamo il coniglietto. Qui ci fermiamo tutti, andiamo nel dettaglio. Perché questo coniglietto non lo qui perdere. Abbiamo un bell'uovo sodo già sbucciato. Esatto. Faccio un taglietto alla base per farlo stare fermo. Perfetto. In piedi. Sì. E preparo con una fetta di carota, preparo il musetto. Ok. E devo fare un triangolo, il musetto è fatto in questo modo, con un triangolo che poi ha una linea invece che prosegue verso il basso. Ah, ok, perfetto. Quindi praticamente gli fai una sezione.
è più facile, guarda, da mostrare che da descrivere. Ok. Ok, la forma è questa. L'accorcio un pochino perché è un po' troppo lungo. Ecco qua. Beh. Ah, ok, benissimo. Sì, è un triangolo con una parte invece che prosegue verso il basso, che okay. È quella del musetto. E questo sarà il musetto, glielo metto davanti. Per fermarlo, se non ci sta da solo, sì. Un pochettino di maionese o di formaggio cremoso. Ok. Ma che musoleo? Ma che musoleo? No, no, no. È il muso e basta. No, l'uovo è sodo, eh. Sì, l'uovo è sodo. Assolutamente. Okay. Gli occhi sono sempre due granini di pepe. Li scegliamo, certo, della stessa misura perché sennò diventa... Ditelo anche alla vostra fidanzata. Pinocchio, palla. Esatto. No, lo dite alla vostra fidanzata, gli occhi di pepe. Perché così, insomma, magari... Grande, guarda, ti stimo. Ah, anch'io. Vedi? Effettivamente questo è... Sì. Tra l'altro l'uovo sodo si presta, vero? Stimo. Anche come... E così, insomma, situazione di elasticità per poter, insomma... Sì, se vedete che non entra, se non entra bene, basta fare un forellino. Ok, perfetto. Perché a seconda dell'uovo potrebbe anche un pochino rompersi. No, invece vedi che sono entrati, sì, perfetto, infatti si fa benissimo. Poi esatto. Sempre nella carota invece con uno scavino, adesso qui ne ho... Lo sgombro ama molto il sedano. Grazie per questa seconda informazione a cui tenevamo parecchio. Allora, vuoi che ti faccia arrivare un altro attrezzo? Cosa ti manca? No, ce l'hai? Facciamo... Sì, perfetto, me ne arriva un altro, guarda, qua in diretta. Che cos'è? L'ultima volta che ho visto una cosa simile ero andato a pescare con mio padre, serviva per tirare via gli ami dalla bocca dei pesci, in realtà invece cos'è? No, questo era lo scavino che in realtà mi serviva prima per fare i buchini nel rapanello. Ah, ok, per fare i buchini per dei funghi. Sì, per i funghi, ma tutte le volte che bisogna fare degli occhi, ad esempio anche in questo caso, si poteva fare prima un forellino. Va bene, abbiamo visto le due tecniche, sì. E poi come completiamo? Esatto, ovviamente. Facciamo invece sempre con la carota le orecchie. E allora tiro via prima una fettina con questo attrezzino, vedete uno scavino tondo e con un secondo passaggio creo un orecchio che viene, esatto, già da solo tutto, sì, tondo. È tipo una chipster di carota, sì. Ecco, tanto per essere chiari, oppure l'attrezzino è in piccolo la palla del gelataio anni 60. Sì. Vi dà, esatto. Sì, sì, sì. Effettivamente sì. Oh. Qui. Senti, però chiariamo bene, per poi a casa dicono: vabbè, ma lei è professionista, tutti sti attrezzi. Insomma, a parte alcuni che sono particolarmente professionali, però abbiamo visto e ci hai detto che in rete si possono trovare. Sì. Però comunque allora, tutto il resto è trovabilissimo nei negozi di casalinghe. Sì, se non avete lo scavino tondo di queste misure, perché magari si trova solo più grande, basta tagliare una fetta come abbiamo fatto prima per le orecchie del cavallo. Oppure con un cucchiaino, magari, se è abbastanza non si riesce, affilato. Non si riesce, non è arrotondato. Non è arrotondato. Ma basta disegnare una forma ovale in una fetta di carota e va bene lo stesso. Ah, ok, perfetto. Ci hai salvato da questa cosa, sì. Perché la manualità, l'idea è una cosa, c'è. Ciao, ti vedo sempre per televisione, sei forte. Grazie, molto gentile. Beh, siamo bravi perché poi in realtà abbiamo, insomma, tutto questo tipo di entourage di persone che ci regala anche queste idee. Ti faccio vedere, qui ho tagliato una fettina, sì, sottile di carota, mm-hmm, disegno con la punta del coltello un ovale e anche questo potrebbe essere l'orecchio di un... Ah, perfetto, allora dai, montiamo le orecchie a questo animaletto che sono proprio... Beh, lui è fantastico, solo così sarebbe il mio amico immaginario. Faccio un taglietto. Di bianco al cuscino, quando vado a letto, che si chiama anche lui Livio, tutti Livio oggi, siamo Pasquali, quindi... Ecco, allora, beh, come ciao. Dicevo, faccio un taglietto nell'uovo, in questa fessura, poi inserisco... Brava! C'ha la panza gialla, sai! E certo. Ecco, e questo lo mettiamo anche questo nell'insalata. Meraviglia, non meraviglia. So quanto tempo abbiamo, se abbiamo ancora tempo ti faccio vedere la coccinella, se no... Allora, guarda, direi di sì, abbiamo un minuto e mezzo, benissimo. Mi dicono un minuto e mezzo, ce la facciamo a fare la coccinella? Sì, ce la facciamo, la coccinella si fa con... Poi la coccinella porta fortuna, vuoi non farmela nel programma? Ecco, bravo. Ok, la coccinella si fa con i pomodorini datterini. Datterini. Che hanno questa forma qui, sono molto appuntiti da un lato e questa parte sarà la coda della coccinella. Mm-hmm. Io lo taglio a metà perché questo è molto grande. Okay. E in una delle due metà, con l'attrezzino da intaglio che dicevo prima, oppure con una cannuccia, sì, ricavo dei puntini, tiro via dei tondini, okay, che saranno poi, ecco, le macchinelle. Questo è un attrezzo, direi, che è micidiale per fare questa cosa, effettivamente ci vuole, perché poi è anche vero che la base poi all'interno del datterino è abbastanza acquosa, quindi non è, sì, consistente, si potrebbe fare un po' fatica, però insomma...
Se vi piace, no, questo tipo di alternativa, piuttosto che buttare, insomma, così le carte che vi dà il salumiere con il salume sul tavolo, insomma, ingegnatevi così. Perdeteci un'ora di tempo, però guardate bene che comunque poi diventa un'arte. Vi appassionate, magari vi inventate anche voi delle cose che, insomma, magari non sono in quello che è un po' così tutto quanto il discorso delle conoscenze, magari di coloro che fanno questo mestiere. Ah, vedo. Hai capito? Un'oliva, ora ho capito, cioè con la stessa dimensione. Eh sì, perché in questo modo è perfetto, si incastra di sicuro, perché è la stessa misura. Hai capito. Ma ripeto, si può anche provare con, si può anche fare con una beh, facci vedere, attenzione, gran finale con la coccinella, eh. Wow! Le coccinelle, saluto anche tutte le coccinelle, quelle che sono amiche dei lupetti e anche dei Boy Scout, eh. Insomma, specialmente in Emilia, se voi sentite parlare delle ragazzine, ciao, dove vai il sabato pomeriggio? Vado alle cocci, che sono le coccinelle, no, lo dico perché poi in realtà, insomma, ci seguono un po' tutti i tipi, no, di persone, anche le cocci, che finalmente, che tra l'altro saluto, un sacco di amici, sono bravi loro. Ciao! Ecco. Faccio un taglio a metà per aprire ma cosa fai? Le ali. Mi sezioni la coccinella, me la apri così? Sì, la apro a metà per aprire le ali e poi faccio un taglio anche qui davanti per mettere invece la testa, che sarà un altro pezzo di oliva. Quindi possiamo dire testa di oliva, testa esatto, di perché oliva, poi c'è anche la parte caso. Quella... Esatto. Sì. Tu le hai prese col nocciolo, ma va bene uguale, no? Snocciolata. Va bene anche snocciolata, sì. Sì, in questo caso col nocciolo perché... Beh, è bellissimo! La... Ma c'è, ma è uguale! È uguale! Brava, grandissimo! Ok! Aspetta, la metto qui in un punto. Mettiamo lì nell'angolo che porta bene. Meglio. Va bene? Ok, allora okay. Guardate dall'alto, questo è il pezzo di prato, no? Proprio il micro prato pasquale dove ci sono tutti gli elementi. Complimenti, allora sei prossima a farci qualcosa d'altro? Bene? Sì, sì. Allora facciamo una cosa, c'è cuciniamo dei time, al volo ve lo faccio vedere perché oggi non poteva mancare un piatto pasquale, quindi parliamo di agnello, salutiamo gli amici del Caffè Centrale, ci guardiamo il cuciniamo dei time di oggi e poi ritorniamo qui di nuovo con le idee sfiziose pasquali in cucina decorative della nostra Rita Locisano, qui fra pochissimo. Speciale Sposi, offerto da Photograph Studio a Modena in Viale Gramsci 61, propone ai futuri sposi soluzioni, idee e prezzi convenienti per un giorno indimenticabile, racchiuso in un album che vi emozionerà immagine dopo immagine, senza forzature ma con creatività e gusto fotografico. Esperienza e amore per la fotografia nelle vostre mani. Fai la scelta giusta, al prezzo giusto. Photograph vi aspetta in Viale Gramsci 61 a Modena. Telefono 059 82 10 81 348 36 29 950. Eccoci qua finalmente con Andrea Canuri al ristorante Caffè Centrale di Formigine e siamo pronti oggi a scoprire una super ricetta. Che cosa ci prepari? Nocette di agnello caramellate al nocciolino di Modena con salsa di mirtilli dell'Appennino. Hai capito? Quindi attenzione, guardate bene quelli che sono gli ingredienti e poi ripiombiamo qui in cucina e cominciamo a preparare. Nocette di agnello caramellate al nocciolino di Modena e mirtilli neri dell'Appennino modenese. 4 nocette d'agnello, nocino di Modena, 300 g di mirtillo nero dell'Appennino modenese, 400 g di broccoli freschi, 1 spicchio d'aglio, 1 bicchiere di brodo e timo per guarnire. Ok, perfetto, abbiamo visto gli ingredienti, siamo pronti a partire. Questa è una super ricetta che so che da voi va tantissimo. Sì, sì, va molto. Siete appena nati, ma avete già dei grandi successi. Questo esatto, insomma, è eccezionale. Esatto. Allora, come funziona? Allora, prendiamo il nostro filetto d'agnello. Ecco, diciamolo sempre alle massaie. Insomma, fatevi consigliare dal vostro macellaio perché... di fiducia, esatto, che migliora il prodotto. Esattamente, uno va più sicuro. Ok. Abbiamo le nostre nocette. Prendiamo una padella, mettiamo sul fuoco, la facciamo scaldare bene a modo. Sì. Mettiamo un filo d'olio. Saliamo leggermente il nostro agnello. E lo andiamo a cuocere. Ecco, in questo caso tu fai cottura piena o ti serve solo a sigillare la parte esterna? Esatto, mi serve per dargli una bella dorata ai lati e caramellarlo col nocciolo.
Quando l'abbiamo rosolato bene da tutti i lati, prendiamo il nostro noccino di Modena e andiamo, abbassiamo la fiamma e andiamo a sfumare. Ecco, in realtà adesso tu hai comunque, hai fatto questa operazione con la parte della padella molto calda, perché questa la parte praticamente dell'alcol evapora immediatamente. Esatto, e comincia a caramellare con lo zucchero presente nel noccino. E lo andiamo a finire in forno. Allora, dunque, quanto il forno è preriscaldato? Esatto, a 210 gradi. Quanto deve rimanere? 5 minuti, giusto per dargli la croccantezza esterna. Nel frattempo che finiamo di cuocere le nostre noncette d'agnello, andiamo a terminare la salsa d'accompagnamento con i mirtilli neri e a saltare il contorno, che sono dei broccoli saltati all'aglio. Hai capito, dai che vediamo, che bello. Allora, i broccoli, prendiamo una padella, andiamo a metterci un filo d'olio d'oliva, il nostro spicchietto d'aglio intero che poi andremo a togliere e scaldiamo bene. Sale e li facciamo cuocere a fiamma viva. Intanto la salsa, il fondo di cottura del nostro agnello, andiamo a inserire i nostri mirtilli. Tra l'altro un po' si è già ridotto, vero? Esatto. E aggiungiamo un goccio di brodo. E adesso possiamo procedere a impiattare il nostro agnello. Molto bene, allora nel frattempo, eccolo qua, noi siamo arrivati a questo risultato. Depositare il nostro agnello. Salsa. Andiamo a guarnire e richiamiamo con dei mirtilli freschi. Ecco qua il nostro piatto. Hai capito? Bravo, complimenti! Con questo piatto ho voluto abbinarci un notturno Righi, perché è un vino abbastanza corposo e si abbina bene con questo piatto. Hai capito, quindi la struttura chiaramente si abbina molto bene. Oh, esatto. Andrea Canuri, veramente bravissimo come sempre, quindi piatto veloce che trattiene tutti quelli che sono ovviamente i sapori della nostra terra e soprattutto dà anche un'alternativa a quello che è il modo di proporre l'agnello, ma anche un secondo piatto. Veramente tanti complimenti come sempre, bravissimo. Capito? Oggi un sacco di notizie, di suggerimenti per la vostra Pasqua. Allora ci fermiamo un attimo, c'è il meteo, le anticipazioni dei TRC Notizie e poi ritorniamo qui, attenzione, con Rita Locisano, il Visual Food, per quanto riguarda le idee sfiziose di Pasqua. Occhio perché abbiamo, vedo già che sta preparando cose, una sorpresa micidiale. Qui fra pochissimo ad Aghe Barbie Show. Aghe Barbie Show.
Perfetto, allora attenzione, terza parte Aghe Barbie Show, fra poco arriva Mo Pensa a Te, vi voglio fare vedere poi la parte finita, no, del piatto dell'insalatina con tutti gli elementi pasquali che ci ha decorato e generato proprio davanti alle telecamere la nostra Rita Lucisano, che è l'ospite di oggi, regina del Visual Food. Facciamo vedere appunto il nostro buon Raymond che ci inquadra, ecco qua, guarda che bello, guarda, te lo alzo pure, vedi? Presentate una cosa così a vostro figlio, vedrai che la verdura la mangia, vedrai che la verdura la mangia. Allora Rita, intanto complimenti per tutte queste, insomma, innovazioni. Grazie. In cucina, ma adesso il gran finale è fatto di cosa? Adesso con una pera, questo tipo di pera qui che è la William, ma vanno bene anche le coscia, tutte le pere che hanno una parte più panciuta in basso, esatto, e più stretta in alto. Un mio faremo... amico che aveva quella forma lì, una volta al bar me lo faremo... faremo un uccellino pasquale, ah, e gli metteremo anche la fogliolina d'olivo perché, ah certo, sì, ci perché la Pasqua, e, dai, facci vedere come, esatto, funziona. Io ho scelto questa pera che ha anche un picciolo bello, un po' di curvo, e questo faremo in modo che ricada sul davanti. Addirittura quello che dobbiamo fare per prima cosa, se la pera non sta ferma, facciamo il solito taglietto alla base e la facciamo stare, esatto, in piedi. Okay. Poi pratichiamo quelli che sono dei tagli a L, perché sì? Si chiamano L proprio perché sono perpendicolari come una L, quindi uno verticale e uno orizzontale. Man mano che taglio queste fettine le metto in succo di limone, perché in questo modo non anneriscono, e quindi faccio un taglio appena più in alto di quello precedente, arrivo appena sotto a quello orizzontale, uh-huh, e faccio taglio questi cunei. E tu li facciamo vedere in questo momento, allarghiamo un attimo il campo per cortesia, così facciamo vedere dove vanno a finire, lo chiedo al buon Raymond, ok? Vedete? Sì. Vedi? Vengono tagliati e poi tu li metti dentro il succo di limone. Sì, vanno dentro il succo di limone che ho preparato qua, è quello che avevamo, perfetto, utilizzato prima. Ok, l'ultimo taglio lo faccio, uh-huh, appunto ancora qui sotto il, okay, quello orizzontale. Ok, bagnando tutto con succo di limone, sì, dove non si riesce a metterli nella ciotola, bagniamo, certo, con un pennellino, uh-huh, ricompongo le ali, perché queste saranno le ali dell'uccellino. Cioè, quindi viene scomposta e poi ricomposta la, sì, pera. Sì, 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 sì. Dall'altra parte, per praticità, ho già preparato, già praticato questo taglio, sì, e quindi me le trovo già, quindi, qui. Però prima, diciamo, di aprire, su due lati, no? Sui due lati, ah, sì. Bene. Ricomincio esattamente nello stesso, esattamente, punto, esattamente, dove è alla stessa altezza. Metto adesso gli occhi e il becco per finire l'uccellino. Per gli occhi, come occhi posso mettere due gocce di cioccolato, ecco, oppure due druppe di mora nera. Le druppe non sono... non è femminile dei drupi, ma sono... Cioè, beh, fantastico, ho imparato, saluto, grandissimo. Da San Barrio, regala il mio sorriso, è un mito. Drupi. No, le drupe sono le palline che compongono le more, sai, okay, che fatto, certo, da tante palline. Tu cosa hai messo? Cioccolato? Io ho messo due gocce di cioccolato. Perfetto. Perché oggi non sono riuscita a trovare le more, ma le more sono ancora più, quindi, belle. Il pianto è amaro, ve lo volevo dire. Per okay. E poi come becco, sì, ritaglio da una fetta di carota, taglio una fettina, esatto, di, okay, carota. Insomma, vedete che poi il riciclo c'è, nel senso che con una carota abbiamo fatto ormai lo zoo, perciò di fatto, insomma, si riesce a recuperare, sì, poi tutto l'ortaggio. Esatto. Ritaglio un triangolo isoscele, sì, che tutti quanti sanno come è fatto il triangolo isoscele, vero? No, lo diciamo, non è proprio cosa, okay, da tutti. Ok, sono però i due lati, due, certo, lati uguali. Due lati uguali, isoscele, equilatero, tre lati uguali, scaleno, tre lati, esatto, diversi, ve lo, bravo, dico. Barbie, volantoso. Abbiamo fatto anche un po' di geometria. Faccio un taglietto, come vedete, il taglietto è fino a circa, esatto, metà del... Eh beh, il becco è così. Perché, eh, apriamo il becco. Hai e capito. Ancora per inserire poi il becco, o pratichiamo un taglio qui dentro, inseriamo il becco, che voglio dire, se facciamo tutto di frutta con le more, il becco potrebbe essere anche di melone, mango, tutto, certo, ciò che è arancione. Altrimenti possiamo prendere la punta di uno stuzzicadenti, sì, metterla di qua, qua nella parte invece, hai piatta, capito, e man mano che ruoto per inserire lo stecchino, vedete, si apre il si becco. Si apre il becco, hai capito? E quindi, questo, wow, lo potete fare anche, tipo, uscite una sera a cena con una ragazza che non parla troppo, provate a mettergli uno stecchino in bocca, continuate a girare, vedete come per magia lei aprirà la bocca e dirà delle cose. Ma ragazzi, adesso, ma è fantastico! Apro le ali. Wow. No, vabbè, ma, cioè, ma questo è un niente. È bellissimo! E poi ci metto il rametto d'olivo.
anche solo una fogliolina, insomma, giusto per dare certo. l'idea del... Possiamo fare la stessa cosa, eccolo qui. Ma è bellissimo, è bellissimo. Oddio, questa è scamorza, l'avevamo citata all'inizio. Sì, posso fare la stessa cosa con la scamorza. Il coltello qui scorrerà meno facilmente, certo. Okay. Soprattutto perché questa è di quelle sottovuoto, quindi è molto fresca. Ah. Però il tipo di taglio è lo stesso, arrivo esatto. sotto al taglio. Allora, facciamo una cosa, te la faccio lavorare, abbiamo visto sì. la tecnica, fra pochissimo vediamo anche com'è il sì. finale. Okay. Nel frattempo, al volo vi do un po' di appuntamenti, quindi se hai voglia, se hai tempo. Se hai voglia... Sei tempo. Il lagatto parca. Andrò speditissimo e saluto gli amici di www.arcimodena.org per quanto riguarda tutti gli appuntamenti che ci danno, visto che si parla di weekend di Pasqua. Quindi oggi al Circolo Vibra di Modena c'è la notte da matti, in concerto Tommy Cattogni da suonare decimo piano, e prima e dopo il concerto abbiamo il nostro amico ovviamente Cecco Signa e Radio Liberamente di J7, sempre oggi nella polisportiva Quarantolese di Mirandolo in provincia di Modena. A partire dalle ore 21 si balla con l'orchestra Maurizio Leonardi e Daniela. Poi domani alla polisportiva Modena Est di Modena, serata di ballo liscio con l'orchestra Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Sempre domani al Circolo Vibra di Modena c'è la grande discoteca popolare. Sempre domani invece alla polisportiva Madonnina di Modena, a partire dalle ore 21 si balla con l'orchestra Dino Mania. Occhio, perché loro sono bravi. Sempre domani alla polisportiva Formiginese di Formigina Modena c'è la festa di Pasqua con Coccin Coccetto, cioè con l'orchestra Balla Onda, a seguire l'appuntamento con il Teatro Latino. Ricordo che sempre domani un sacco di appuntamenti alla Montagnola di Campogagliano in provincia di Modena c'è il ballo liscio con l'orchestra Roberto Gamberini e Laura Pavini. Penultimo appuntamento sempre domani alla polisportiva Forum di Bastiglia in provincia di Modena, a partire dalle 21 c'è l'appuntamento con la tombola, e gran finale domenica 31 doppio appuntamento con la tombola domenicale di Pasqua, a partire dalle 15 si gioca alla polisportiva Villadoro di Modena, mentre alle 20:30 si gioca alla polisportiva Formiginese di Formigine di Modena. Ma c'è una grande iniziativa che ci tengo a promuovere e sono molto orgoglioso, un nuovo appunto di Pasqua per la solidarietà. Eccolo qua, torna anche per il 2013 la campagna dell'associazione Kabar al-Aqdaf per raccogliere fondi a favore dei bambini Sharawi. Questo è l'uovo, con 6 euro si possono sostenere due progetti, l'accoglienza dei bambini Sharawi per il periodo estivo e una azione sanitaria in collaborazione con il Policlinico di Modena, operazioni e prevenzione della calcolosi renale. Dove si prende questo uovo? Ve lo dico io, nelle sedi Arci, Wisp, Avis di Modena. Mi raccomando, questo è un progetto bellissimo ed è un grande gesto. Adesso c'è Mo Pensa a Te, poi gran finale con gli uccellini, uno è pera, l'altro è scamorza, chissà se vanno d'accordo, ma d'altronde li mettiamo nello stesso nido. Mo Pensa a Te. Meraviglia, guarda un po', guarda cos'è accaduto, il miracolo. Bene, facciamolo vedere, pronti, pronti, via, pronti per la Pasqua, lo stesso uccellino con la scamorza. Complimenti Rita, grazie per tutte queste idee. Facciamo vedere anche online dove ti possono trovare, il sito in rete, eccolo qua,
www.visualfood-alto, ma anche il meno va bene, design.com, e lì ci trovate ovviamente tutte quelle che sono le novità, le situazioni, dove sei, dove non sei, tutti i corsi, sì. Insomma, complimenti, esatto. Perché stai facendo tanta strada, grazie, soprattutto grazie. Insomma, le tue idee sono veramente, grazie. Veramente meravigliose. Grazie, bravo. Per avermi invitato ancora una ma volta. Ma ci mancherebbe, ma tu ma sai che sei una mia ospite fisica, quando ci sono queste cose, io che vuoi che chiami? Chiamo te, poi insomma, i telespettatori ti vogliono bene perché fai delle belle cose, bravo. Anche a favore dei bimbi. Bene, noi ci dobbiamo salutare qui, ringrazio tutti quanti, faccio gli auguri anticipati di Pasqua a tutti i miei amici, ovviamente della troupe di Aghe Barbie Show, e soprattutto vi faccio a voi gli auguri di Pasqua, che sia una bella Pasqua serena, nonostante tutto, e guarda, dico anche nonostante tutti, ma sappiate che io vi aspetto il giorno di Pasquetta, il 1° di aprile, non è uno scherzo, garantito, perché insomma vi presenterò veramente un gruppo strepitoso che ama divertirsi e farsi divertire, sembrano tratti da una puntata, un episodio di Hazard con Bo e Luke, in realtà loro sono veramente bravi, parleremo di country e non solo, quindi abbiamo una Pasquetta movimentata, se non fate la gita fuori porta, fidatevi di noi che c'è una gran puntata. Buona Pasqua a tutti con Aghe Barbie Show, ci vediamo lunedì. Sigla. Aghe Barbie Show vi è offerto da Sinergas, Righi, il piacere del bere frizzante. Ambientazione Bonaccini Arredamenti, Scavolini Store, Modena.